girare qualche video. Vediamo come sta andando il mio canale. Cos'è sto video? Bella ragazzi, no, non sono Arta figa. Io sono un giocatore vero, non come quel fallito. L'altro giorno io stavo giocando con la... L'ha fatto davvero? Nel mio cuore, triangolo come la figa. Cerchio come il buco di culo che ti fa... Questa volta lo ammazzo. Non basta neanche un Coca-Cola Time, questa volta lo ammazzo. Tu mi devi spiegare con quale cavolo di coraggio hai caricato quella schifezza di video sul mio canale. Cosa vuoi, brutto idiota? Ho detto solo la verità. Ah, è così? Pensi di aver detto la verità? Hai detto solo un cumulo di stronzate che non facevano neanche ridere. Sì, che facevano ridere. Non è vero che puoi giocare bene su PC, figa. E invece è vero. Con i computer si può giocare risparmiando rispetto alle tue tanto amate console. Guarda, ti spendi 2000 euro per giocare a Minecraft. Pezzente. Vuoi che te lo dimostri? Va benissimo. Senslash compari e benvenuti in questo nuovo video di giochi di giornata. Oggi insieme dimostreremo a quello sbruffone lì che è possibile giocare sui computer risparmiando. Questi sono i 5 giochi che possono girare su qualsiasi computer economico. Iniziamo. Questa classifica, ragazzi, è volta a quelli di voi che non hanno tantissimi soldi, che hanno guardato il vecchio video della configurazione da 400-450 euro e vogliono poterci giocare senza però avere problemi, senza doversi comprare una PlayStation come il nostro amichetto di prima. Il primo di questi 5 giochi che assolutamente mi sento di consigliarvi è Doom 3 BFG Edition. Ragazzi, Doom 3 è un giocone. Se vi hanno attizzato i trailer di Doom 4 e vi piace la sfida, un gioco bello lungo che prosegue e che vi dia qualcosa da fare di interessante e vi metta veramente alla prova, Doom 3 fa per voi. Vi lascio scritti in queste immagini di gameplay i suoi requisiti tecnici. Come potete vedere, non richiede un PC tanto nerboruto, anche perché è un gioco che ha sulle spalle gli anni, ma nonostante tutto il tempo che è passato, è ancora molto molto godibile. Il secondo di questi 5 giochi assolutamente non poteva che essere Borderlands 2. Borderlands 2 è un gioco molto particolare, molto grande e molto simpatico. Se vi piacciono gli FPS e non andate cercando quel realismo complesso e... reale? Il realismo è reale. Insomma, se volete un gioco per divertirvi con qualche elemento che si discosta dalla realtà e si avvicina più all'RPG, all'MMORPG per così dire, rispetto a tanti altri giochi del settore, sappiate che Borderlands 2 può girare praticamente su qualsiasi computer dignitosamente recente. Terzo gioco che vi consiglio in questa classifica non è un vero e proprio gioco, ma è tutto un franchise, la trilogia dei Mass Effect. Il primo in particolare, ragazzi, penso che girerà anche su un tostapane oramai. Basti vedere le specifiche tecniche che, come sempre, vi lascio a schermo, così voi potete stoppare, rileggervele e tutto quanto, senza che ve le ripeto a voce. La storia di Mass Effect è qualcosa da Oscar. Ci si potrebbe fare sopra una serie TV, ci si potrebbe fare sopra una serie di film. L'epopea del comandante Shepard per fermare l'avanzata dei razziatori, queste macchine che cercano di distruggere a tutti i costi la razza umana e tutte quante le civiltà celesti della galassia. Non vi sto a dire altro, ragazzi, è un gioco RPG molto ampio, con varie scelte, varie finali, vari personaggi, varie armi e cavolate varie. Se non l'avete giocato, anche perché sta per uscire Mass Effect Andromeda, che sarà staccato dalla trama, vi attizza l'idea di Mass Effect Andromeda, ma non potete permettervi assolutamente di comprarvi un computer nuovo o una PlayStation 4, vi invito a prenderli, ragazzi, anche perché su G2A, e vi ricordo di andare nella homepage del canale o comunque la trovate sotto in descrizione, trovate il link Goldmine per supportarmi e potete comprare la key di Mass Effect, tutte e tre le key, a un prezzo veramente veramente irrisorio. Prossimo gioco che mi sento assolutamente di consigliarvi senza ombra di dubbio è Tomb Raider, il remake del 2013, quello prima di Rise of the Tomb Raider. Io ve lo consiglio, ragazzi, lo sto giocando di recente, lo sto approfondendo per bene perché Lara merita di essere approfondita, if you know what I mean.
È un gioco comunque che gira ovunque. Se vi piace Rise of the Tomb Raider ma non avete una macchina in grado di farla girare, anche se oramai una 360 la trovate a poco e non volete spendere soldi su un Xbox 360 che è una console abbastanza vecchiotta, Tomb Raider 2013 vi darà più o meno la stessa esperienza di gioco, è un capitolo precedente, e gira più o meno su qualsiasi computer. Ovviamente, ragazzi, parliamo sempre di abbassare tutte quante le opzioni grafiche, medio, medio basso, basso, togliere gli anti-aliasing, calare la risoluzione. Non vi sto dicendo giochi che girano in ultra sul vostro computer da 4 soldi. Bene, un altro gioco che mi sento di consigliarvi, anche perché il tema di questo video, ragazzi, è palesemente legato a tutti quanti quei giochi che hanno un capitolo della loro saga che sta uscendo di recente, che magari può farvi venire voglia di giocare, ma vi sale la depressione perché non avete un computer in grado. Assolutamente la trilogia di Final Fantasy XIII. Fermi. Lo so che molti sta sulle scatole, lo so che è un gioco che ha avuto tante controversie, però bisogna dare onore del vero. Rimane un Final Fantasy. Il design estetico è sempre bello, piacevole, e vi devo dire la verità, dopo averlo giocato, forse mi farò qualche hater, non ho visto questo scandalo. È un gioco simpatico, ragazzi, è molto godibile, lo si trova poco su Steam, e vi ricordo sempre su G2A, homepage del canale o sotto in descrizione, avete il mio link Goldmine, è possibile godersi fondamentalmente una trilogia legata a Final Fantasy su praticamente qualsiasi computer. Bene ragazzi, questi erano i 5 giochi per computer più o meno recenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete supportarmi vi invito a cliccare sotto il tastino iscriviti, a mettere mi piace o non mi piace. Se volete supportare veramente il canale potete anche contribuire tramite il link Goldmine di G2A comprando le vostre key. Ma se semplicemente volete far contento Archdart e giochi di giornata, cliccate sul tastino iscriviti e cliccate pure sulla campanella per sapere sempre quando un mio nuovo video uscirà. Bene ragazzi, io con questo vi saluto. Archdart chiude.